Nuova puntata di 2-4 ruote e passioni motori, sempre in studio qua Obiettivo News ONTV Web. Con noi i miei ospiti questa sera ci sono Riccardo Gandolfi e Serena Vacchieri. Ciao e benvenuti. Ciao a tutti. Ciao, buona serata a tutti anche voi. Dunque, parliamo un po' della vostra passione. Non l'ho detto in apertura, parliamo di 4 ruote, parliamo di rally. Quasi 130 i rally disputati da te, Riccardo, fino ad ora. Sì. Quest'anno avete vinto la categoria N3 del CRZ zona 1, l'anno scorso secondi e nel 2021 ancora primi. Cosa si prova ad essere campioni italiani? Di fatto, In realtà è una bella soddisfazione, soprattutto alla mia età, perché ci sono ragazzi più giovani che potrebbero emergere senza problemi. Quindi doppia soddisfazione e è una passione, quindi niente di più. È tutto assolutamente fantastico perché lo condivido con lei in macchina e quindi il risultato non è uno solo, è doppio certo, in perché non l'ho famiglia. detto, voi comunque siete una coppia, un equipaggio, quindi una coppia nello sport, ma anche nella vita. Sì, esatto, marito e moglie, proprio Ecco. così. Quindi avete questa doppia, oltre alla vita a casa, anche la vita in macchina. È a lavoro, È un quindi lavoro, abbiamo fatto quindi l'unplay da questo punto di 24 vista. ore su 24, Esatto. full full immersion. immersion. Tu e Serena hai sempre corso insieme a Riccardo. Io ho sempre corso con Riccardo, ho fatto due o tre gare anche con altri, ma fondamentalmente ho sempre corso con lui. Dal 95 ho sempre corso con lui. Quindi è una bella Sì, soddisfazione dopo esatto. Sì, tutti che mi questi anni. sopporta. E penso sia una cosa reciproca, Sì, quello sicuramente sicuro, dovrebbe. Quello sicuramente. sicuro. Quest'anno 10 rally all'attivo, quindi quasi tutti quelli del CRZ, dal Ronde al Team, al Regione Piemonte, Castiglione, Rally Lana, Città di Torino, Valle d'Aosta e Trofeo delle Merende, Santo Stefano Velvo. Esatto. Qual è il rally che vi è piaciuto di più di questi che avete fatto quest'anno, o che lo ricordate con maggior Ne affetto, ho diciamo? due, il rally di Alba perché l'ho vinto per la seconda volta e il rally di Castiglione perché è stato veramente un problema unico e fino all'ultimo cioè non ci credevamo di vincere, abbiamo finito su tre ruote perché abbiamo bucato sull'ultima, si è rotta la macchina a metà gara, è successo un po' di tutto, siamo usciti, quindi quella di Castiglione sicuramente è quella in assoluto più bella perché alla fine con mille problemi siamo riusciti comunque ad arrivare in pedana. Sì, quindi siete riusciti comunque a arrivare a casa, Sì, diciamo, a portare a esatto, proprio così. casa. Abbiamo cambiato più gomme noi in trasferimento che Formula 1 quando gli cambia le gomme in pista. Fanno il pit stop. Sì. Esatto, quindi quel giorno lì è stato un giorno duro. Immagino. Che pilota è Riccardo? Dura, Dura, eh? è lei che comanda, No, io non comando. Io aiuto a finire indenni le gare. Lo aiuto stando calmo perché ogni tanto perde un po' la pazienza. Negli anni abbiamo imparato a condividere l'abitacolo in modo equo, perché gli inizi che correvamo insieme era molto dittatore. Invece, andando avanti con gli Si è anni, si calmato. è calmato, anche perché ogni tanto si prende anche un po' delle strigliate. Quindi, diciamo che abbiamo trovato un giusto compromesso. Perché quando si parte al mattino, lui sulla prima prova è sempre un po' da Dormo urrioso, ancora, bisogna dormo. svegliarlo un Ah, pelo. ecco Quindi qua, se svegli la dormo, prima sì. prova prendiamo sempre un sacco di sberle, poi andando Si avanti riprende. si riprende. Però abbiamo, come ho detto prima, trovato un giusto compromesso nelle gare. Quindi ovviamente essendo un equipaggio vi dovete compensare Per perché il forza, navigatore deve sì, compensare il per pilota forza. e viceversa. E la stessa domanda che ho fatto a lei la faccio a te. Che navigatrice Allora, ti è Serena? rispondo con una frase che uso ogni tanto in pedana, no? Che se non ci fosse lei in abitacolo, io non nella vita reale non potrei neanche usare il carrello della spesa, quindi è fondamentale per me. È ovvio che le vittorie sono di entrambi. Però la maggior parte lo fa lei perché chiedo sempre aiuto per tirarmi fuori da una prova che magari non mi piace, perché non è che mi piacciono Eh beh, tutte. ovvio. E quindi allora il supporto morale quello lì è tanto. Però negli anni c'è stata talmente tanta intesa che
non dobbiamo quasi più dirci niente, le cose arrivano in automatico, però in passato ho corso con altri navigatori, i risultati sono stati pessimi, ma perché avendo avuto sempre lei di fianco da questo punto di vista è una sicurezza, il feeling che si trovano certi equipaggi, anche non essendo marito e moglie, sono importanti, quindi il risultato comunque... Più che il risultato è divertirsi. Certo, e poi alla fine è quello. Non è un lavoro, per noi è la classica gara della domenica, come di chiudere la parrocchia. È importante divertirsi. Poi se c'è il risultato, ben ancora venga. Meglio, ben venga, si cerca, per carità. Tu hai un passato anche come navigatore. Sì, io ho iniziato 30 anni fa come navigatore a Rally di Ivrea, nel 93. Quindi parliamo già di paleolitico fra un pochino. Sì. Ho fatto questa esperienza da navigatore con le vecchie Renault 5 GT Turbo Gruppo N. Poi l'anno dopo... La prima gara da pilota a Bassangone nel 94, la scuola federale XAI a Vallelunga, c'era il gruppo Vacanze Piemonte, io, Fabio Servi, Adelmo Tessa e Corrado Perino, quindi eravamo tutti insieme ecco, in quella settimana lì. Una bellissima esperienza che però mi ha aiutato a capire come affrontare al meglio i rally dal punto di vista tecnico, seppur gare sempre di zona e non a livello italiano. Poi da lì è stato trofeo Opel, con l'Opel Corsa, poi con l'Astra e poi una piccola parentesi negli RC nel 2004 quando è arrivata la Clio. A proposito di macchine, voi quest'anno avete corso con tre macchine diverse, con il 208, con il Clio, giusto? E con il con l'R5. Delle tre, qual è quella che, con cui ti trovi meglio, vi trovate meglio, comunque pensate, sentite di avere un feeling maggiore? Allora, per storicità con la mia, perché comunque adesso sono, ci ho passato i compleanni sopra e i risultati più belli li ho ottenuti con quelli. Se devo essere sincero, a me piace molto la Clio Rally 5, perché comunque sì, sembra di tornare ai vecchi gruppi N, bisogna guidarla veramente con tanta delicatezza e parsimonia per trovare risultati. Tu sarai concorda? Allora, io come sentimentalmente... La blu, come la chiamiamo noi, la nostra N3, il cuore rimane sempre lì. Al contrario di lui, la 208, perché è ancora una macchina che senti gridare come le macchine di una volta. Che quindi, fa rumore. Esatto, quindi a me è una macchina che grida, a me piace sempre tantissimo. La Rally 5 a me non dà emozioni come le altre due, però è una bella macchina, senza nulla togliere. Però se devo scegliere, al primo posto metto la blu e poi la 208. Sì, quindi vedi anche le sì, non abbiamo giusto, idee giusto. Diverse, però... Certo. Io ho cercato già più una macchina da pensionato, quella di Rally 5, che bisogna non faticare, quell'altro. Non invece l'altra è un po' più briosa. Sì, è un po' più da giovane. È un po' più, anche forse più impegnativa. Ignorante. Ignorante. Si può dire, la 20V, sì. Sì, certo. Certo, sì, sì. Anche a livello di divertimento, poi, perché... Sono... Tutte e tre divertenti, diciamo che io ho più feeling con la Clio Rally 5, la trovo un pochino più, più mia nel guidare in tante altre cose. La 208 è bellissima, è una macchina assolutamente da corsa, però è una macchina più per giovani, sono sincero. A proposito di giovani, ce ne sono tanti giovani, ragazzi giovani che si stanno facendo conoscere, si stanno, stanno emergendo. Forse un po' diverso rispetto a com'era quando hai iniziato tu, avete iniziato tanto. Voi. Quali sono, secondo voi, che tanti anni che siete all'interno di questo mondo, la differenza tra i giovani di allora e i ragazzi di oggi? I giovani di allora, dove mi ci metto anche io, c'era la differenza fra adesso è che non c'erano i social, non c'erano i telefonini, tutte queste cose qua. Quindi andavi per correre e cercavi di portare a casa il risultato in qualsiasi maniera. Eravamo un pochino più pionieri, anche se i veri pionieri dei rally sono quelli degli anni 70. Però noi eravamo la parte finale e il premoderno. La differenza è che io vedo pochissimi attualmente giovani, partiamo dalla zona, che hanno proprio voglia di emergere facendo, come dico io, ridere il cronometro anziché il social. Ne abbiamo pochissimi. Però quei pochi stanno pian pianino riuscendo a fare qualcosa, anche se purtroppo i budget personali di tanti sono molto limitati e quindi si devono accontentare della zona piuttosto che un IRC o un italiano. E secondo te, anche sotto profilo dei navigatori,
Guarda, io ho un carattere che mi conosce che non è molto affabile quando corro. Quindi io ho un'opinione sui ragazzi che corrono di oggi che secondo me non lo fanno più tanto per passione, ma per avere una foto sui social con la tuta bella, il casco bello, tutto firmato, tutto scritto. Questa è una mia opinione. Non è un'opinione infatti, di molti, però. Io perché... sostengo sempre che io quando corro non sono affabile nel parlare, però io vedo questi ragazzini che loro selfie, la foto, poi possono anche fare ultimi, ma giustamente, magari a loro non importa di vincere o cosa, però a me danno quell'impressione lì. Che ci sia un po' meno passione. Esatto, più tanta farsi vedere e un po' meno passione. Poi magari è solo una mia idea e forse tutta questa cosa qua di social, queste cose qua, forse è una cosa un po' più... che la mette un po' più in risalto. Però ci sono anche tanti bravi navigatori. Questo io mi metto ultima, non in cima. Però mi dà un po' questa impressione. Sì, che forse si è persa un po' la... Un po' il carisma. Mi manca un po' il carisma, però... Sì, diciamo che una volta ci si accontentava di quello che c'era. Sì, e come si è trasformato il mondo nei rally. Piuttosto che correre, si prendeva quello che c'era. Esatto, e poi noto che ci sono navigatori che, come li chiamo io, si mettono la cintura esplosiva, perché cioè, veramente è pazzesco, però è una mia impressione. Io poi continuo a dire, io ho sempre corso con lui, quindi non ho corso con nessun altro, quindi non ho un paragone su tanta altra gente con cui certo. Ho sempre corso con lui. Fondamentalmente siamo sempre arrivati, quindi non è sempre andato bene. E quale consiglio vi sentite, visto che comunque voi avete una certa esperienza, di dare a questi giovani? Di farlo con passione, di crederci, ma lasciando in secondo piano il social, anche se capisco che è diventato fondamentale per cercare qualche sponsor, anche se in realtà il Piemonte non offre nessun tipo di apertura mentale agli sponsor. Mm. Fuori dal Piemonte sì, perché noi avendo corso anche all'inizio degli anni 2000, qualche volta fuori dal Piemonte abbiamo visto che c'è un'altra mentalità. Sì. Quindi non li condanno per questo discorso qua, però che sia una cosa equilibrata, no? Cioè, è inutile mettere sul social rally driver quando poi alla fine non sei un rally driver, perché sei, come dico io, pilota della domenica come me. Hai tanti altri modi per emergere. Sicuramente devi avere già un bel budget personale iniziale, una buona capacità per trovare degli sponsor, che in questo momento oltretutto non è proprio il massimo. Dalla fine degli anni 90 non c'è più stato in Piemonte questa capacità di riuscire a trovare sponsor. Sì, c'è l'amico che ti dà la 100 euro per fare mettere l'adesivo che ti costa 90, quindi 10 euro di differenza ti prendi un caffè, adesso mettiamola sul ridere così. Sì, quindi tutto quello che c'è non lo condanno, diciamo, non lo condivido, ma non lo condanno. Sicuramente ai nostri tempi, quando abbiamo iniziato negli anni 90, c'era più possibilità di portare a casa due gomme o qualcos'altro, adesso invece no. Però comunque gli consiglio di farlo con tanta passione, non solo per apparire, è l'unica cosa che gli posso consigliare. Certo, a proposito, ti ho detto fuori Piemonte, volevo sapere la vostra opinione riguardo al che sono usciti i calendari e la suddivisione della zona, la nostra zona, con alcuni rally in zona 1 e altri in zona 2. Siamo tornati agli anni 90, dove la zona 2 era la Liguria, ok? Poi dopo accorpata con la Lombardia. Secondo me hanno fatto una manovra intelligentissima per cercare di riuscire a portare più gente dove ci sono meno gare, pur mantenendo la parte del Piemonte, perché con Canelli e Grappola c'è la parte del Piemonte, per ridurre anche i costi. Una zona con 4 gare riduci molto i costi e riesci a farli correre un po' tutti in quella zona lì, anziché 7-8, dove poi diventa difficile anche con la macchina propria andare a coprire i budget degli organizzatori, che fanno sempre molta fatica. Ci sono le 3-4 gare cioè al top, dove praticamente avendo organizzato bene riusciranno sempre a avere
il pieno, altri che invece faticano, quindi il fatto di suddividere due gare, spostare in un'altra zona è interessante. È stata secondo me una buona scelta. Anche secondo te? Secondo me sì, l'unica cosa che nelle zone tipo Piemonte Valle d'Aosta, prima zona, che ci sono troppe gare. Cioè 7 gare a calendario come quest'anno sono tante. E effettivamente si vede del parco partenti. Certo. Le gare, ovviamente, le gare top avranno sempre tanti iscritti, ma le gare, poi calcoliamo anche che ci sono i nazionali. Quindi Torino, sono nazionali e quindi vanno ad accumularsi a quelli della prima zona. E sono troppe gare, secondo me. Una volta non c'erano tutte queste gare e riuscivi comunque a farle. Sì. Per un ragazzo che inizia, se vuole fare la prima zona, è impegnativo. Anche economicamente, soprattutto economicamente, anche perché se uno vuole partire e fare la zona un po' bene, comunque ogni gara deve avere 4 gomme nuove, perché altrimenti non vai da nessuna parte. E sommi quello, sommi l'iscrizione, sommi comunque stai fuori, la trasferta, il provare, è insostenibile. Per un ragazzo che inizia è insostenibile. Quali sono i vostri progetti per il 2024? Chiedere la pensione? No, beh, ci siamo posti... Se hai l'età, sei maturato l'età pensionabile, ci siamo posti provare un obiettivo, di correre fino a quando lei compie i 50 anni, adesso parliamo del... Ancora tre anni. Io li faccio il prossimo anno, quindi di fare ancora qualche stagione se riusciamo, ovviamente in zona, perché il lavoro non ci permette di allontanarci, tant'è vero che quest'anno non siamo andati a fare la finale di Cassino solo perché c'era da stare troppo via. Poi sì, anche, sono anche sempre distanti. Sì. Finché era Modena, come nel 2021, era ancora accettabile. Andare a Cassino diventava veramente troppo complicato, perché noi abbiamo l'azienda di famiglia e lavoriamo tutti insieme, quindi se ci sentiamo in due, certo, diventa un po' un problema portarlo avanti. Il fatto di non andare a Cassino è stato solamente per quello. Sì, anche perché comunque la distanza, la distanza inizia fa a essere, sì, certo, importante. Sì, tantissimo. Già vediamo che le gare di zona che andiamo a fare un pochino più lontano, tipo Domodossola o Biella, dobbiamo sempre cercare di trovare la soluzione per lasciare a casa coperto il lavoro. Sì, poi non fa, essendo poi una passione, sì, appunto, deve collimare con quello che è il lavoro vero e proprio. Il tuo pilota preferito? Di zona o a livello? Di zona e... Di zona per amicizia Fabrizio Caveglia, per tanta amicizia. A livello italiano Crugnola, a livello mondiale un po' tutti, perché sono del mondiale, quindi se sono, sì, sono tutti bravi. Se sono lì, sì. Se sono lì, il motivo ci sarà, quindi. E i tuoi? Vabbè, Fabri, Caveglia, il Cave, Gangi, secondo me è un ragazzo che va molto forte, italiano Crugnola, come ha detto lui, nel mondiale, anche chi arriva ultimo comunque sei nel mondiale, quindi sì, sei già vinto in partenza. Sei già arrivato lì, qualcosa vuol dire, certo. Sì, certo. Questo, per il passato invece, il passato. Biasion, che è l'unico italiano che ci ha portato dei mondiali ancora con la Lancia. E ero proprio sfegatato all'epoca come fan. Mio papà mi portava a vedere Sanremo quando si passava ancora in Toscana, quindi insomma quei ricordi lì, ecco, del passato Michi Biagio sicuramente. E come auto? Di quelle che ho guidato? Sì, anche, e di quelle che avresti voluto guidare? Di quelle che ho guidato la mia, la Clio. Di quelle che ho guidato ma non ho ancora utilizzato, la Skoda. Quindi puoi programmare prima appunto di andare in pensione. Vero, una puntata, sicuramente. Una puntata con la Skoda. Quindi vediamo. Potrebbe essere una buona continuazione. Sicuramente. Anche per te, se sei d'accordo sull'idea. Io metterei anche un bel Super 1600 insieme nel calderone. Sì, già che ci siamo. Ma già che ci siamo, anche una garetta col Super 1600 non mi dispiacerebbe. Così almeno puoi dire, lo provate... Almeno posso... abbiamo già provato Clio A, Clio R3, ma un bel Super 1600 non mi dispiacerebbe.
Sì, la gamma Clio sarebbe l'unica che... Ecco, almeno le prove, sì. Le abbiamo usate tutte. Poi visto che ti piacciono le macchine che fanno rumore. Sì, devono per me deve gridare. Quindi quella sicuramente gridare. Si sente. La puoi tranquillamente sentire. Niente ragazzi, io vi ringrazio di essere stati... Grazie a te per averti invitato. ...gli ospiti. E in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Tanto... prossimo anno la stagione inizia il primo forse il canavese il ronde sì, dovrebbe sì, essere sempre a febbraio anche se non è coppa di zona però sono le gare comode come dico sono io, le gare comode e sono anche delle gare per togliersi un po' la ruggine dell'inverno sì è una gara test sì. grazie mille a te buona serata Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Vi raccomando, continuate a seguirci su NTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. A presto!